attore molto noto nel cinema italiano, nelle sale proprio in questo momento, è scomparso a 73 anni. Sarà ricordato sempre, grande lutto e dispiacere nel mondo dello spettacolo. Un noto attore italiano molto conosciuto, è scomparso a soli 73 anni, lasciando un grande vuoto. Purtroppo quando un personaggio famoso scompare sembra quasi che a lasciarci sia uno di famiglia. Talmente siamo abituati a vederlo in TV o al cinema. L'attore lascia una moglie e 4 figli. Numerosi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Instagram, di colleghi, amici, familiari e tanti, tantissimi fan. Al momento non si sa cosa abbia causato la sua morte, poiché nessuna notizia a riguardo è stata diffusa. Sappiamo però che non rivedremo più il suo volto se non nelle numerosissime pellicole che lo hanno visto partecipare, l'ultima delle quali al cinema proprio in questo momento. Lutto nel mondo dello spettacolo. Chi è l'attore scomparso? La notizia della scomparsa dell'attore è stata diffusa il 28 febbraio. E subito sono apparsi i numerosi commenti di coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo o lavorare con lui. Su Facebook il nuovo IMAIE, un istituto che si occupa della tutela degli artisti interpreti ed esecutori, ha espresso il suo dispiacere scrivendo: che dire? Tosti questi primi mesi del 2024 che hanno portato via anche te. Ti ricorderemo per il tuo aspetto alla Danny DeVito, De Noantri, per il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema. Sei ancora sugli schermi con Romeo e Giulietta. Ti vedremo lì. Tu, intanto, goditi il viaggio. I tuoi amici e colleghi. L'attore infatti è sempre stato accostato alla star americana per la notevole somiglianza, che però non ne ha limitato le interpretazioni. Anzi, nonostante l'aspetto simile a Danny DeVito, Luis Molteni è stato un grande caratterista. Il che significa avere vero talento, che ti permette di passare dalla commedia all'horror senza perdere credibilità. Lo abbiamo visto infatti ad esempio nel thriller di Dario Argento Il Cartaio, ma anche nel romantico Come te nessuno mai di Gabriele Muccino, o ancora nel drammatico La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore. Gianluigi Molteni, questo il suo vero nome, ha prestato il suo camaleontico talento a circa una settantina di film, riuscendo nell'impresa di essere credibile in tutti. In questo momento è nelle sale con l'ultima pellicola, Romeo e Giulietta di Giovanni Veronesi. Le esequie si terranno il 2 marzo a Roma, come ricordano i familiari sul suo profilo.